Ciao a tutti, sono Candida, benvenuti sul mio canale. Prima di cominciare con il video che vi voglio proporre oggi, volevo rubarvi qualche minuto per dire alcune cose. Intanto volevo ringraziare tutte le persone che mi seguono da tantissimo tempo, che mi lasciano sempre commenti, che sono sempre presenti. Perché è una cosa che mi fa veramente piacere. E poi volevo ringraziare anche le persone nuove che, devo dire, aumentano in continuazione in maniera esponenziale e questo mi fa veramente felice. Tra l'altro, nell'ultimo periodo, finalmente sono aumentati i commenti che mi lasciate sul canale, i messaggi che ricevo sui social. Ma questo perché ve lo dico? Non mi sto magari riferendo ai commenti in cui vabbè, mi viene fatto il complimento per il lavoro, quello fa sempre piacere, ma vi dico proprio sempre e comunque mi fa anche capire che i lavori che faccio piacciono e quindi questo va bene. Ma mi riferisco proprio a dei commenti in cui mi si chiede di fare delle cose. Ricevo per esempio dei messaggi in cui mi mandate delle foto o addirittura il video di progetti che avete fatto magari per la prima volta ispirandovi a qualche video che avete visto oppure a qualcosa che ho detto. Ecco, questo per me è una cosa bellissima perché voi pensate magari per chi fa questi lavori per la prima volta di fare delle cose complicate, quindi magari non provate neanche a farle perché avete paura di sbagliare o qualcos'altro. E io da parte mia vi posso dire che sono più o meno nella stessa vostra situazione, nel senso che io propongo delle cose che possono piacere o non piacere, perché chiaramente sapete che si tratta, è sempre questione di gusti. Io posso fare delle cose che piacciono a delle persone che non piacciono ad altre, ma questo è normale. Però nello stesso tempo anch'io faccio un video in un certo modo, parlo in un certo modo, espongo le cose in un certo modo, ma non so se sto facendo bene. E quindi io alla fine di tutti i miei video ho sempre chiesto, lasciatemi dei commenti, fatemi, però era una cosa che all'inizio non veniva fatta, mi trovavo solo i commenti sul lavoro bello, però niente di diverso. Invece poi pian piano la situazione è cambiata e adesso devo dire che finalmente quando faccio un lavoro riesco a capire se ho fatto bene, se ho fatto male, se devo migliorare qualcosa. Per esempio, un periodo mi hanno scritto più di una persona, mi ha scritto che il fatto di mandare avanti il video veloce non era una cosa magari gradita, perché dicevano non riusciamo, per chi non è pratico, per chi non ha i materiali, per chi non fa queste cose, non riesce a seguirti. E quindi ho cercato in qualche modo di cambiare, anche perché io la vedevo come una cosa che serviva per non annoiare. In realtà per tante persone non era così, era una cosa, non dico inutile, ma quasi, perché non riuscivano a seguire i procedimenti. Quindi niente, vi volevo solo dire che sono contenta che insomma la situazione è cambiata in questo senso e quindi si sta instaurando un rapporto diverso con chi mi segue e quindi mi vengono fatte appunto delle richieste, piuttosto mi fa piacere quando appunto mi mandate i vostri lavori, quando avete dei dubbi, quando mi chiedete dei consigli, perché così riesco a orientare i miei video e a cercare di fare qualcosa che serva veramente, che è poi lo scopo per cui ho iniziato un po' tutto questo. Detto questo, non vi rubo più tempo, ma vi spiego quello che voglio farvi vedere oggi. Allora, ho fatto un album un po' diverso dal solito. Avevo visto questo video tempo fa, mi ero innamorata di questo album e ho provato a farlo. Ho provato a farlo e adesso ve lo voglio proporre perché è una cosa che si può fare. Non è complicatissima e come ho detto prima, comunque dovete provare perché non è che la prima volta viene tutto, bisogna provare per migliorare, anche a fare le cose un pochino più difficili. Nello specifico vi posso dire che per realizzare questo album, io cosa ho fatto? L'ho fatto la prima volta,
e ho fatto la struttura la prima volta, non mi piaceva, mi spiace di averla. Allora, non ce l'ho da farvela vedere perché alla fine ho utilizzato, visto che riciclo tutto, come insomma fa immagino la maggior parte di voi, ho utilizzato la carta che avevo utilizzato per fare questo supporto qui per fare altre cose, però ho sbagliato. In effetti avrei dovuto tenerlo per farvi vedere che non vi sto dicendo una fesseria, ma ho fatto la struttura e l'ho dovuta buttare via, cioè non l'ho potuta utilizzare da ricoprire perché era venuta male, non mi piaceva, era un po' storta. Quindi questo per dire che non è che si fa un lavoro e la prima volta viene perfetto, no, si può anche sbagliare, rifare. Quindi io l'ho fatto la prima volta e non l'ho utilizzato, l'ho fatto la seconda volta e l'ho realizzato. Adesso vi faccio vedere come è venuto e adesso dopo lo rifarò la terza volta insieme a voi per farvi vedere come realizzarlo e speriamo che venga bene. Comunque, per fare questo album è realizzato con le buste del pane, queste delle semplici buste. Poi ve lo farò vedere bene nel dettaglio quando vi faccio vedere come fare la struttura. Comunque ho utilizzato 8 sacchetti del pane, tutti uguali. Mentre per decorarlo ho utilizzato una serie di fogli che ho realizzato io e che ho messo sul mio negozio Etsy. Nella descrizione vi lascio il link. E ho fatto questi fogli che sono, diciamo, sulla falsariga di quelli che io avevo già proposto con i fiori timbrati e colorati, ma in questo caso ho fatto un altro lavoro, ho fatto una sorta di decoupage sui fogli, sulle pagine del libro, poi le ho ancora colorate per rendere più vivi i colori, insomma, per farle diventare come piacevano a me, le ho decorate. E poi, vabbè, le ho scannerizzato, ho fatto tutto il lavoro digitale e li ho messi sul negozio. Quindi ho deciso di fare questo album utilizzando solo ed esclusivamente le mie carte, dei pizzi e delle cose, qualcos'altro che adesso vi farò vedere. Quindi, adesso vi faccio vedere nello specifico come è venuto l'album. Vedete che ho utilizzato anche dei pizzi, questi sono dei semplici bottoni. Dei supportini di plastica e nastro e niente di che. Allora, apriamo l'album. Io questo qua niente, l'ho visto, mi è piaciuto, l'ho fatto e devo dire che mi piace tantissimo. Ho utilizzato degli stencil con il Distress Vintage Photo per decorare le parti che ho lasciato delle parti anche senza decorazione, quindi sono praticamente le parti della carta del pane semplicemente decorate con lo stencil. E questo è l'interno. Allora, anche qui vedete, ho utilizzato un bottone con della garza, quindi poi chiaramente ognuno, come dico sempre, può decorare come vuole. Ho fatto delle semplici tag. Dove per fare le tag ho utilizzato i miei fogli, quelli che vi faccio vedere sempre, che utilizzo per gli album marroncini che hanno una parte goffrata e una parte liscia. Vedete, ho utilizzato dei timbri per così dargli un po' di movimento e poi dei ritagli di tutto quello che avevo a portata di mano, di pezzi di carta, anche qua c'è di nuovo, vedete, un pezzo del mio foglio di libro decorato. Quindi fiorellini che ho ritagliato con questa fustellatrice, ve la faccio vedere. Sì, ce l'avevo davanti agli occhi e non la vedevo, ok, ci vedo veramente poco. E questa, con questa semplice fustellatrice ho realizzato i fiorellini, ma ripeto, voi potete tagliarli a mano, fare quello che volete, utilizzare altre cose, ognuno fa come meglio crede. E poi ho utilizzato anche per esempio delle paillette, ho incollato delle paillette. Ah, ecco, un'altra cosa che ho fatto che vi voglio far vedere, carina secondo me, che magari uno non sempre ci pensa, però ho utilizzato della carta che è così, dei ritagli di carta per fustellare i fiorellini che ho poi incollato in giro per l'album. E ho utilizzato anche il pezzo di carta
dove avevo fustellato i fiori per decorare una tag. Questo è anche un altro modo per non buttare via niente. Quindi qui abbiamo due tasche, così, vedete? Una e due. All'interno della busta del pane, la busta del pane, come sapete, è fatta in questo modo. Quindi all'interno cosa abbiamo? Due tasche naturali che troviamo qua. Vedete, una e due. Quindi in ogni tasca ho realizzato delle, vedete, delle cartelline dove poter incollare delle foto. Qui per esempio ho creato una tasca, vedete così, con un pezzo di carta di libro decorato per inserire la foto. Invece questa l'ho lasciata così, l'ho solo decorata con un timbro. Da questa parte abbiamo di nuovo un'area che ho lasciato libera e qui un'altra tasca piccolina dove anche qui ho messo, per esempio, ho utilizzato tanto dei pezzi di carta che avevo con delle righe che possono essere utili per scrivere se uno vuole scrivere qualcosa. Qui ho messo un'altra tag, quindi ho fatto una taschina sempre con la pagina del libro. Idem, qui ho messo un altro bottone. Vedete che è tutto molto semplice. Ho semplicemente fatto delle tag, creato delle tasche. Qua abbiamo ancora, ve li faccio vedere tutti perché boh, li ho fatti tutti forse un po' diversi, adesso non ricordo neanche bene. Ecco, qui per esempio ho creato questa tasca e questo l'ho di nuovo lasciato libero. Qui abbiamo di nuovo una tasca con due tag. Qua ho fatto in questo modo, ho creato una striscia centrale dove si può inserire. Adesso io ho creato questa, da dove potete mettere quello che volete. Qui ho le altre mie due, vediamo un po', una e due. Quindi vedete che come supporti per mettere le foto ne avete molti, ne avete proprio tanti. Perché avete ogni pagina praticamente una tasca, poi io ho creato ancora una tasca in più. Ecco qua abbiamo di nuovo il supporto che vi dicevo, dove ho tagliato i fiorellini rossi e l'ho utilizzato per decorare. Qui abbiamo una nuova tasca e questo l'ho lasciato proprio così libero. Qui ho utilizzato una fustella per dare un pochino di motivo. Questa l'ho trovata più velocemente. Questa fustella qui che utilizzo quando faccio gli album. Non ne ho tante, praticamente per fare i bordi ne ho solo due, ma uso quasi sempre questa. Magari me ne devo procurare una un po' diversa. Comunque, questa qua mi piace, è semplice, carina e fine. Di nuovo un posto per una foto o per la tag che ho creato. E invece sul fondo cosa ho fatto? Allora, considerate che io l'ho fatto solo una volta, ma uno lo può fare quante volte vuole. Questo è l'interno, il laterale del mio sacchetto, perché il sacchetto ve lo faccio vedere qui. Allora, il sacchetto, così come all'interno ha due scompartimenti, diciamo, sul laterale è fatto in questo modo, proprio per permettere i due scompartimenti interni. Quindi io cosa ho fatto? Sono andata ad utilizzare proprio questo scompartimento qui per creare vedete, una parte che si piega in questo modo, quindi ho incollato nell'interno 2 cm di materiale e ho creato questa tasca sul fondo, che si può creare in qualsiasi punto vogliate, si può creare da qualsiasi parte, vedete che avete sempre lo spazio sia da un lato che così, avete sempre un lato dove potete incollare una parte sia sul davanti o sul dietro come volete e utilizzare questa parte intermedia per incollare la parte del piego. Io l'ho fatto sull'ultima pagina e quindi ho creato questo
questa letta che può essere utilizzata per incollare una foto. E il retro dell'album semplicemente così. Ho ripreso col pizzo del davanti e ho utilizzato una delle mie carte. Ora, non so voi cosa ne pensate, ma io vi dico, quando l'ho visto mi è proprio piaciuta l'idea, l'ho trovato proprio carino e quindi ho deciso di proporvelo. Per chiudere l'album, cosa ho fatto? Nient'altro che due fori qui sul davanti e ho fatto passare il nastro dietro, vedete in questo modo, il nastro sciolto passa dietro l'album, così. Allora, aspettate perché ho fatto. Allora, questo qui è sul davanti, quindi questo passa dietro l'album in questo modo. Ok. Così. E poi lo tirate un po', così potete riempirlo come meglio credete, perché man mano che viene più pieno si solleva solo l'aletta, ma non c'è problema. Lo chiudete così e potete fare il fiocco. In questo modo, ok? Quindi poi l'interno può cambiare, se cambia lo spessore, tenete il nastro un po' più morbido e siete a posto. Ora, perché vi ho fatto vedere proprio nel dettaglio l'album? Perché oggi non vi faccio vedere come. Allora, io la decorazione ve l'ho fatta vedere, ma vi farò vedere la struttura dell'album. Perché immaginate per decorare tutto l'interno, tutto. Allora, non è una cosa difficile perché è semplicissima, però ci va tantissimo tempo, no? E quindi è inutile che io perda tempo a farvi vedere come ho incollato i particolari, anche perché quelli ognuno li può fare a proprio gusto, ma vi farò vedere come fare la struttura, perché una volta fatta la struttura, voi potete poi tranquillamente decorarvela. Poi nel momento in cui mi dite non lo so, magari non avete capito qualcosa, ma non credo perché non è complicato, ma dovesse essere piuttosto vi posso fare un video dove vi faccio vedere come fare un particolare piuttosto che un altro, però sinceramente non credo che sarà necessario perché veramente. E poi l'interno ognuno lo può decorare come meglio crede. Quindi detto questo, vi faccio vedere come realizzare la struttura con le buste di pane di questo album vintage che direi che non so se a voi piace come a me, ma io lo trovo molto carino. Allora, per realizzare la struttura abbiamo bisogno di 8 sacchetti per il pane uguali 1, 2, controllo 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono 8 pezzi. Allora, in questo caso quelli che ho utilizzato io sono, adesso li misuro così ve lo dico. Allora, sono 24 per 14 centimetri. Comunque io vi lascio il link di quelli che ho usato io. Diciamo che potete utilizzare i sacchetti che volete, l'importante è che siano tutti uguali. Di queste 8 buste ne utilizzeremo 6 per la parte per diciamo la parte interna della struttura e 2 buste che mi serviranno invece per creare il corpo esterno, quindi la chiusura del mio album. Per cui queste 2 le utilizzeremo dopo. Mentre la lavorazione che dobbiamo fare innanzitutto alle 6 buste è questa. Allora, ve ne faccio vedere una, io le altre 5 le ho già fatte. Allora, cosa dobbiamo fare? Allora, intanto, come prima cosa, togliamo la parte, vedete che togliamo questa parte seghettata che c'è sulla bustina, che non è carina, questa
Quindi vado a tagliare, poi si può anche lasciare, no, bisogna toglierla perché altrimenti poi dopo alla fine mi manca un pezzettino. Allora vado a togliere un centimetro, così, sulla parte finale della busta, in modo da avere il taglio netto e praticamente la devo accorciare un pelino in modo da poi riuscire con le due buste a fare bene la chiusura. Dopodiché vado ad incollare questa parte, quindi vado ad incollare, utilizzo della semplice colla per carta che va benissimo perché qua incolla benissimo e si fa anche in fretta. Infatti adesso quando devo incollare carta su carta utilizzo questa perché è sicuramente la cosa più veloce che incolla meglio. Allora, quando vi dicevo che bisogna avere, che non è difficile, ma bisogna avere qualche accortezza, che è quella che non ho avuto io la prima volta che ho fatto la struttura e l'ho dovuta e non l'ho potuta utilizzare, è che bisogna con questo attrezzo, che è l'ideale, se non avete questo con qualsiasi cosa, schiacciare perfettamente tutte le buste ogni volta che fate una lavorazione, perché altrimenti, essendo la busta appunto fatta in questo modo, quindi con molta carta e non essendo schiacciata bene, quando voi procedete con la lavorazione rischiate che vi rimanga tutto un po' molle, quindi quando andate ad incollare vi rimane tutto un po' storto come era successo a me e alla fine vi rimane un album che non è perfetto. Se invece voi vi preoccupate di avere sempre tutte le giunture molto molto piatte in modo che mantengano bene l'allineamento, vedrete che al primo colpo viene fuori l'album. Allora, incollata la parte qui al centro, vado a piegare tenendo proprio questa linea di riferimento, la linea di base della mia busta. Vado a piegare in questo modo la mia busta. Vedete che già si è creato tutto questo molle che vi dicevo. Quindi, cosa dovete fare? Dovete proprio sempre fargli riprendere perfettamente la forma piatta. È l'unica cosa che dovete fare. Quindi schiacciare bene bene su tutte le giunture e avere sempre praticamente la busta perfetta. Ecco, in questo modo qua. Se le buste sono perfette così, vedrete che non avete poi problemi quando realizzate la struttura. Quindi, come vi ho detto, io ho preparato le altre 6 buste, devono essere fatte in questo modo. Quindi una, due, tre, quattro, cinque e sei. Mentre le altre due le lasciamo intere per realizzare poi l'involucro esterno. A questo punto non dobbiamo fare nient'altro che andare ad incollare le buste tra di loro per avere l'interno dell'album. Quindi, cosa faccio? Allora, incollo le prime due in questo modo. Vedete? Praticamente questa sarà la parte centrale del mio album. Cosa faccio? In questo caso voglio anche creare una tasca nel centro, quindi non vado ad incollare perfettamente le due buste, ma vado a praticamente incollare solo i contorni per lasciare la tasca. Quindi prendo l'altra colla, questa, che mi permette di lasciare un filino in tutto intorno, e vado a fare la prima lavorazione. Quindi vado a mettere la colla solo sul bordo qui, in questo modo, in questo modo. In questo modo, così. Ne è venuta un po' di meno, ok. E ora non devo nient'altro che incollare le due parti perfettamente allineate. Ecco, questo è il lavoro che dovete fare con molta attenzione. Allineare sempre perfettamente una busta con l'altra, in modo che rimanga tutto perfetto. E poi, come vi ho detto,
Altra cosa da fare sempre è schiacciare bene bene tutto quanto, così. Ok. In questo modo abbiamo creato la parte centrale dell'album, che magari ve la faccio vedere, così rimane più chiaro, va? Rimane più chiaro farvela vedere su quello già finito. Stiamo parlando di questa parte qui, esattamente. Questa è la parte centrale del mio album, quella che vi ho incollato adesso. Dopodiché, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente andare a sviluppare il nostro album da un lato e dall'altro, cioè andando ad attaccare altre buste di carta sia a destra che a sinistra, in questo modo qui. Andiamo sempre a mettere la colla solo sul bordo in modo da creare ogni volta una tasca. Quindi andiamo a mettere la colla qui su tre lati, in questo modo. Così. E poi andiamo ad incollare la mia pagina perfettamente allineata. Se vi aiutate anche con la base del tavolo, così avete sempre il fondo che è perfettamente allineato. Dopodiché controllate che sia allineato perfettamente e andiamo sempre, come al solito, a schiacciare bene, perché vedete, così l'album rimane sempre perfettamente allineato, così. Il fatto che qui, vedete, ci siano le pagine non siano perfettamente è dato dal fatto che magari le buste del pane non sono così proprio perfettamente identiche, ma non è un problema. Quindi procediamo sia da una parte che dall'altra. Quindi questo è il nostro centro. Abbiamo messo una tasca qui, adesso la mettiamo da questo lato qua. Sempre nello stesso modo. Andiamo così ad incollare tutte e sei le nostre tasche, le nostre, scusate, le nostre buste. Ok, quindi vado qui, avvicino bene, allineo bene, tengo bene la base di riferimento, controllo, togliamo la colla in eccesso e andiamo a schiacciare bene 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 così. Tanto poi, ecco, vedete che dovete schiacciare bene sul fondo, poi vi faccio vedere come ho realizzato il fondo. E quindi ne abbiamo una tasca, il nostro centro, un'altra tasca. Nello stesso modo andiamo di nuovo ad attaccare gli ultimi due sul laterale. Quindi facciamo così. È una cosa semplice e anche abbastanza veloce. Non, poi quando uno ci prende la mano, l'importante è quello che vi ho detto, mi raccomando, tenere sempre bene 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 gli allineamenti e schiacciare bene il tutto. Quindi partiamo dalla base così, schiacciando sul tavolo, così abbiamo il fondo tutto uguale. Verifichiamo di mantenere gli allineamenti. Vedete che se uno segue questo metodo non si può sbagliare. E schiacciamo bene 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 così, in questo modo qua, in modo da incollare perfettamente. Sotto, mi raccomando,
Schiacciamo benissimo. A questo punto ci resta da incollare l'ultima busta. Cosa facciamo? E perché è diverso da tutto il resto? Allora, guardate bene, questo è il centro del nostro album. Quindi abbiamo attaccato una e due buste sulla destra. Ok? Immaginate, l'album poi si aprirà così. Lu, cosa faccio? A sinistra invece ne abbiamo attaccata una busta. La seconda non vado ad incollarla l'ultima come abbiamo fatto in tutti gli altri casi, ma vado ad incollarla in questo modo, così, in modo da creare un'altra tasca. Quindi quando aprirò l'album ve lo faccio vedere sull'album finito, così rimane più chiaro. Vedete che avevo due taschine, cosa che succede solo nella prima parte, perché poi nelle altre le tasche ce le abbiamo laterali, così e ne abbiamo solo una. Ok? Questo mi serve perché? Perché così vado a rinforzare la prima parte, che sarà la parte della mia copertina dell'album, che sarà questa. Quindi vado a fare come ho fatto. Praticamente devo inserirla in questo modo, quindi vado a creare comunque una tasca, per cui vado a mettere la mia colla solo sui bordi, in questo modo qui. Così. Ok. Metto bene questa parte. Ho sbagliato, eccoci, vedete, ho sbagliato, ho messo la colla nel punto sbagliato. Quindi vediamo di recuperare questo, per farvi capire che è semplicissimo sbagliare. Allora, qua non devo incollare perché altrimenti non creo nessuna tasca, quindi vado a togliere un po' di colla. Oh, vediamo di speriamo di non aver fatto proprio un disastro. Quindi rifacciamo l'operazione, vado a mettere la colla qui, eccoci, è qua, e vado ad incollare, sì, dovrei in questo modo qui. Mi raccomando, l'allineamento è sempre perfetto, schiacciamo bene in questo modo, così. Quindi abbiamo creato la mia tasca, così, e adesso cosa vado a fare? Vado ad incollare praticamente tutto il supporto dietro. Utilizzo questa colla, così. Ok, e vado a chiudere così, in questo modo. Allora, vi faccio vedere intanto l'interno. Ok, quindi tasca, tasca, posto. Per il tag, tasca centrale, tasca laterale e tasca laterale. Ora qui questa parte è inutile, quindi la vado anche a chiudere. Quindi vado a mettere della colla, che può essere questa o quella che preferite. La mettiamo da tutte le parti in modo da chiudere perfettamente, così. Perfetto. Ora la struttura interna è completata. Andiamo a fare
la parte finale della chiusura. Allora, come procediamo? Anche questa è semplice. In questo modo qui. Allora, vado a intanto piegare perfettamente, come vi ho detto, le mie buste e dandogli la forma ben schiacciata in modo da aver ben visibili tutti i tagli, cioè non i tagli ma i pieghi, quindi facciamolo sia di uno che dell'altro. Questo mi raccomando, lo sto ripetendo tante volte perché è veramente importante avere le pagine proprio piatte, perfette così. Ora, cosa dobbiamo fare? Allora, su una delle due buste andiamo a piegare di 1 cm la parte della chiusura. Allora, io lo faccio in questo modo. Allora, qui, vabbè, basta semplicemente anche solo con questo. Vado a fare il piego in questo modo qui. Voi lo potete anche fare con un righello, come volete. Praticamente dobbiamo piegare in questo modo, ecco, 1 cm la nostra chiusura della busta. Schiacciamo sempre bene bene bene, perché cosa dobbiamo andare a fare? Allora, praticamente dobbiamo andare ad incollare una busta sull'altra in questo modo qui. Allora, noi dobbiamo incollare questa parte. Allora, vi faccio vedere di qua che il riferimento di dove dobbiamo incollare questa parte è dove c'è il piego, quindi in questo punto qui. Ok? Quindi noi lo segniamo benissimo così, in modo che, vedete, è proprio netto. E devo andare ad incollare praticamente il mio foglio qui, la mia busta qui in linea con questo piego. Dopodiché andremo, ve lo faccio vedere di qua, andremo poi a infilare qua sotto la rimanenza, in modo che rimanga un lavoro finito da tutte le parti, così. Quindi allora, prendiamo la nostra busta, quella che non abbiamo tagliato, cioè piegato, la giriamo e andiamo ad incollare invece la parte della busta che abbiamo piegato qua sopra. Quindi lo facciamo utilizzando questa colla. Quindi mettiamo la colla dappertutto, così. Ora vado a infilare, praticamente vado ad incastrare il mio qua sotto, il mio foglio, perché è più lungo di quello che mi serve, così, e qua vado a allineare perfettamente sulla mia linea, in questo modo qua. Ok, così giro al contrario perché così mi assicuro di aver infilato bene la parte dentro e vado a schiacciare perfettamente in questo modo qui. Così. Ok.
Ora, a questo punto cosa faccio? Vado ad incollare queste due parti perché non mi serve che siano così svolazzanti e quindi vado a mettere un po' di colla qui. Chiudiamo bene e un po' di colla qui. Vedete che con questa colla si fa veramente in fretta e tra l'altro attacca benissimo, quindi ci mettete un attimo. Ok, schiacciamo bene. E prima di andare ad incollare il tutto alla mia struttura, vado ancora a piegare in modo da segnare perfettamente, in modo da tenere bene la linea in questo modo qui, le due parti, e vado a schiacciare bene 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 così. Vedete, dovete sempre tenere bene gli allineamenti in modo da schiacciare sotto, così poi vi rimane tutto dritto. Lo faccio sia da una parte che dall'altra, così. Ok, e quindi come andiamo ad incollare la copertina all'interno dell'album? Allora, sul davanti abbiamo creato il rinforzo facendo, attaccando la tasca al contrario, come vi ho fatto vedere prima, quindi l'abbiamo già irrobustito. La parte posteriore invece, che è quella che non rimane, rimane ancora sottile perché è fatta solo da una busta di pane, la utilizziamo per incollare la copertina in questo modo qui. Praticamente noi andiamo ad attaccare la parte posteriore della copertina come fosse l'ennesima tasca, così. Dopodiché, vedete, l'album lo chiuderemo all'interno e questa sarà la nostra chiusura. Quindi il rinforzo della parte posteriore dell'album ce l'abbiamo creato dalle due buste che abbiamo sovrapposto. Quindi non dobbiamo fare nient'altro che andare ad incollare come fosse, come abbiamo fatto per tutte le semplici buste all'interno, la mia copertina, lasciando la tasca centrale, quindi andando a mettere la colla solo sul bordo, così. Ne ho messa un po' troppa, ma adesso poi la faccio uscire fuori dal bordo. Andiamo ad incollare sempre nello stesso modo, quindi tenendo il piano di riferimento come base per schiacciare bene la parte sotto, e poi vado semplicemente a controllare di aver allineato bene le parti. Qui togliamo la colla in eccesso che è già fuoriuscita in questo modo e schiacciamo bene come sempre. Così. Quindi qui abbiamo creato l'ennesima tasca e in questo modo abbiamo la chiusura del nostro album. Ora ve li faccio vedere tutti e due, quello finito e questo, vediamo se riesco, ecco, in questo modo lo riuscite a vedere. Così, vedete come sono. Quindi ho la prima pagina con le due tasche, il posto per le due tag, la parte centrale del mio album con la tasca centrale dove io ho inserito la mia tag, di nuovo il posto per le due cartellette, una tasca
un'altra tasca, chiaramente sempre le aperture, e la parte posteriore dove ho l'ultima tasca e dove io ho creato questa aletta andandomi semplicemente ad incollare un foglio in questa parte qui e ribaltandola sul davanti. E questa è la mia chiusura, che noi, una volta poi incollata la carta di rifinitura, possiamo fare questo lavoro per aiutarla a creare la forma rotonda in questo modo. Allora, per rifinire l'album, vi ho detto, ho messo due fori qui sul davanti, voi li potete mettere dove volete, io vi consiglio di metterli più sul bordo e li ho messi a 3 cm per parte di distanza, in modo che sia più stabile la chiusura, altrimenti rischiate che se li mettete troppo in qua, poi la pagina, questa parte vi rimane aperta, quindi tendenzialmente è consigliato metterli qua sul bordo. E poi un'altra cosa che voglio farvi vedere, perché non ve l'ho spiegata prima, ma ve la spiego adesso, così non vi chiederete come avete fatto a coprire questa parte, che diciamo che è la parte che rimane un po' meno bella, perché è quella dove avete incollato tutte le vostre pagine. Vedete che magari non è perfettamente regolare, ma non importa. Cosa ho fatto? Ve lo faccio vedere bene qui. Ho praticamente utilizzato della garza, potete utilizzare della stoffa, potete utilizzare quello che volete, che ho incollato perfettamente qui sul bordo. Ho lasciato una parte che andava da un lato e una parte più ampia che andava dall'altro lato, e poi le ho coperte con la mia carta di decorazione e il mio pizzo. Ma sarebbe bastata anche volendo la carta di decorazione, il pizzo io l'ho messo come abbellimento. Così in questo modo vedete che ho coperto anche la parte posteriore. Ora, io ho utilizzato della garza, se utilizzate della stoffa rimane ancora più, però a me l'idea della garza rimane ancora più fitto, più bello, però a me l'idea della garza piaceva, perché trovo che nel contesto dell'album sia appropriata da usare, infatti l'ho messa anche poi all'interno sotto i bottoni. Quindi vi ho detto tutto. Se fate attenzione a quello che vi ho detto, cioè di segnare sempre perfettamente, di schiacciare sempre perfettamente le pagine, e vi verrà il vostro album perfetto. La prima volta che l'ho fatto, che mi spiace veramente di non averlo per farvelo vedere, era venuto praticamente un po' tutto storto, quindi non ho potuto utilizzarlo per decorarlo perché non mi piaceva. Invece in questo modo vedete che è perfettamente allineato, che è una cosa importante. Anche il video di oggi è terminato. Se avete dubbi o domande, scrivetemi e sarò felice di rispondervi. E se non siete ancora iscritti al mio canale e avete piacere di iscrivervi, fatelo, così mi aiuterete a farlo crescere. E se vi fa piacere, lasciatemi anche solo un commento, perché così, come ho detto all'inizio, saprò se continuare con i video in questo modo. E direi che non ho più niente da dire, se non buon lavoro, buona creatività a tutti, e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!